Buonasera, buonasera e bentornati a Piazza Grande, puntata numero 7. Parleremo di lavori pubblici, lo faremo con l'assessore di riferimento Giovanni Maggi e con tre consiglieri. Quindi proprio questa mattina si è inaugurata un'importante strada, quella che da Cesi porta a Sant'Erasmo, quindi vi faremo vedere anche le immagini, parleremo del Teatro Verdi, parleremo di Stadio Clinica, insomma una puntata tutta da vedere su questo importantissimo argomento. Ovviamente a tra pochissimo, state lì, Piazza Grande. In diretta dallo studio 1 Opera 55, Gianluca Nasi presenta Piazza Grande. Buonasera, bentornati, studio 1 di via Benucci a Terni, Piazza Grande, puntata numero 7. Parleremo, come ho già detto nell'anteprima, di lavori pubblici. Lo faremo con i nostri consueti, canonici, quattro ospiti che vado immediatamente a presentarvi. Allora, saluto Andrea Sterlini, consigliere comunale, ma anche presidente della prima commissione consiliare. Ciao Andrea, buonasera. Buonasera, grazie Gianluca. È stato impegnato proprio questa mattina in un'inaugurazione particolare, Giovanni Maggi, assessore ai lavori pubblici al Comune di Terni. Grazie, buonasera a tutti. Passo da quest'altro lato, consigliere comunale Mirko Presciuttini, che ci parlerà di campi da calcio, di sport e tanto altro. E poi, come detto, parleremo anche del Teatro Verdi e a parlarcene sarà Massimiliano Marchetti, consigliere comunale. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera. Parto, come faccio sempre, dall'assessore, assessore ai lavori pubblici. I lavori pubblici sono un'attività importante, importantissima, predominante nell'amministrazione comunale, anzi spesso anche molto discussa. In questi 10 mesi, assessore, come si è relazionato, cosa, come si è organizzato in questa importante branchia dell'amministrazione comunale? Sì, in effetti l'attività dei lavori pubblici, specialmente in questo periodo dove abbiamo tutti i lavori del PNRR, è particolarmente impegnativa. Per rendere un'idea di quello che è il monte lavori complessivo del Comune di Terni, ad oggi nei nostri 10 mesi abbiamo già completato 16 interventi. I principali sono stati il ponte sulla Marattana, sul Rato, il ponte della Marattana sul Rato, la fontana Nera Velino in Piazza del Duomo, il palazzetto dello sport di Via di Vittorio, la ciclabile un pochino contestata, ma non per colpa nostra, dalla stazione Appendima in Via Curio Dentato, e quello di oggi, il primo intervento del progetto Cesi Porta dell'Umbria relativo alla strada Cesi Sant'Erasmo. Quindi i lavori sono stati tanti, ce ne sono attualmente altri 30 per un importo complessivo di circa 31 milioni di euro in corso, e dentro il mese di luglio ne avremo ulteriori 23 per 32 milioni di euro che partiranno. Quindi invito tutti i cittadini ternani a collaborare, e anche a voi dell'informazione, di aiutarci a dare il segnale che se vogliamo migliorare la nostra città qualcosa dobbiamo dare e sacrificarci un attimino, e qualche disagio dovremo pazientare un momentino e capire che stiamo lavorando per migliorare la nostra città. Speriamo da qui a 2 anni di avere una città migliore. Ma oltre a questa mole di lavoro, noi abbiamo avuto un obiettivo che ci siamo dati, quello di rendere trasparente. È una parola che a volte viene abusata dai politici, però questo è il nostro obiettivo: far capire che cos'è un lavoro pubblico. Perché rispetto ai lavori pubblici c'è una prevenzione di carattere generale, c'è un'attenzione a volte sbagliata rispetto ad esempio alle varianti che si effettuano all'interno di un lavoro. Non sempre la variante è un problema, a volte viene fatta per migliorare le opere pubbliche. I tempi da rispettare, tutti noi abbiamo interesse a rispettare i tempi, anche l'impresa stessa ha interesse, perché prima termina il lavoro, prima ha gli stati di avanzamento e prima vengono liquidati gli importi dell'appalto.
ma ci sono eventi imprevedibili e previsti, a volte vengono utilizzati i ribassi d'asta per migliorare le opere. Quindi noi intendiamo far capire alle persone che non, un ritardo di un appalto non è detto che sia un problema, è un miglioramento a volte dell'opera. E per garantire e dare trasparenza noi abbiamo organizzato sul nostro sito una pagina, sul sito del Comune di Terni, facilmente raggiungibile. Basta andare sul sito del Comune di Terni, www.comune.terni.it, cliccare sulla pagina Abitare, poi la pagina Lavori Pubblici e poi sul link Trasparenza Lavori Pubblici. Suddivise in 7 pagine, a seconda delle tipologie dei lavori, quindi andiamo dai lavori sportivi, di carattere sportivo, a quello dell'edilizia scolastica, dell'edilizia privata, dell'ambiente, delle varie, tutta una serie di pagine dove all'interno abbiamo tutti i lavori pubblici che vengono svolti dal Comune di Terni. Con lo stato d'avanzamento? Con lo stato, allora, per ogni lavoro abbiamo la indicazione del lavoro, il tipo di finanziamento per cui quel lavoro è stato ottenuto per quel tipo di lavoro, la ditta, l'importo dei lavori, la ditta aggiudicataria, l'inizio dei lavori previsto e la fine dei lavori previsto e la durata dei lavori stessi conseguentemente. Qualora c'è necessità di effettuare una variante che comporta un allungamento dei tempi e un miglioramento dei tempi, normalmente scriviamo perché c'è stata necessità della variante e l'allungamento dei tempi che è previsto a seguito di questa variante. Quindi ogni cittadino può collegarsi e conoscere in tempo reale qual è lo stato del lavoro che gli interessa. Riteniamo che sia un elemento importante, i nostri interventi non devono essere chiusi all'interno del palazzo, devono essere portati a conoscenza dei cittadini che hanno diritto di criticare, ma hanno soprattutto il diritto di conoscere. Mi pare una buona iniziativa, un'ottima iniziativa. Invece a livello burocratico sta cercando di sveltire qualcosa, queste carte che passano, perché il cittadino si immagina questi mucchi di carte che passano da un ufficio all'altro, poi si fermano su quella scrivania. Com'è? Beh, il problema è che io per anni ho lavorato in questo settore, per 30 anni ho lavorato nell'ambito dei lavori pubblici nella provincia di Terni. Quindi diciamo anche, no, tracciamo un po' la figura di Giovanni Maggi, perché spesso il cittadino pensa, ma l'assessore ai lavori pubblici, ma ci capirà di lavori pubblici o nella sua vita ha fatto tutt'altro? Capita, questo si sente dire in giro, no? Tracciamo sì, un po' la mia figura professionale nasce da vigile urbano, io sono un ex dipendente comunale. E poi dopo, attraverso dei concorsi, sono approdato alla provincia di Terni e dal 1991 sono stato responsabile dell'ufficio appalti della provincia di Terni. Quindi sono andato in pensione nel 2021, quindi per 30 anni ho fatto questo lavoro. E oltre a curare tutta la stazione appaltante della provincia di Terni, io curavo anche dal 2014 la stazione appaltante per i piccoli comuni, per i 32 piccoli comuni che ci sono nella provincia di Terni, escluso il comune di Terni perché era strutturato e aveva una sua struttura, noi abbiamo fatto di supporto. Quindi, diciamo, per 30 anni ho conosciuto tutte le attività, conosco le leggi dei lavori pubblici dalla prima legge del 1993, quando ci fu la prima normativa, cominciata la normativa, che sono seguite le 3 leggi successive, quindi le conosco tutte e conosco l'evoluzione e la storia degli appalti. Penso che possa essere utile di dare un contributo per la nostra città, per questo il sindaco Bandecchi ha ritenuto di darmi fiducia e decidermi per questo incarico. Soddisfatto fino adesso questi 10 mesi? Sicuramente soddisfatto, anche se è estremamente impegnativo. E poi c'è necessità di rapportarsi con una macchina che era abituata a lavorare in una maniera diversa da quella come lavoravamo noi, ma è anche giusto, probabilmente noi avevamo anche una struttura leggermente più piccola rispetto a quella del Comune di Terni. Quindi però la collaborazione è massima, i nostri tecnici stanno attraversando un pericolo particolarmente delicato. Quel numero di lavori che abbiamo detto viene fatto fronte con una struttura che purtroppo, a causa dei pensionamenti e con la difficoltà di sostituire il personale, è sempre più difficile renderlo efficace ed efficiente a livello complessivo. Però i nostri collaboratori, i nostri tecnici, i nostri dirigenti, i nostri RUP collaborano tutti fattivamente, sono tutte persone professionalmente valide che io già conoscevo perché in precedenza noi avevamo avuto sempre comunque rapporti con il Comune di Terni, quindi conosco la loro professionalità, si sono dimostrati volenterosi e si sono impegnati profondamente su questo campo e hanno accettato anche ben volentieri questa innovazione che abbiamo individuato, di rendere anche il loro lavoro trasparente e
condiviso a conoscenza di tutta la cittadinanza. Bene, allora abbiamo parlato di diversi, tanti lavori pubblici. Chiamo in causa Andrea Sterlini, che nella prima commissione consiliare, insieme ai suoi altri, insomma, consiglieri, so che ha organizzato dei sopralluoghi, no? nei più grandi cantieri che si stanno in questo momento adoperando per finire delle opere nella città di Terni. Chiedo com'è la situazione attuale. Spiego un attimino. Prego. La questione, diciamo, appena insediato l'assessore Maggi, grazie alla sua grande competenza, ha subito chiamato a me, che avevo, oltre la presidenza della prima commissione che si occupa specificatamente dei lavori pubblici, della viabilità, mobilità, insomma, delle pesanti, edilizia pubblica e privata, mi ha subito chiamato, concordando, visto la mole di lavoro che c'era, di fare un piano, un programma sui tanti lavori che c'erano, e quindi abbiamo concordato con lui di dare risalto al lavoro dei responsabili unici del procedimento, i RUP e i dirigenti dei comunali, ho preso quindi contatti con loro. Io sono andato a trovarli, mi sono fatto dare da loro circa 300 delibere e 300 determine, ovvero atti amministrativi. Me li sono un attimino guardati insieme all'assessore Giovanni Maggi, e poi abbiamo iniziato il lavoro della prima commissione a supporto del lavoro della Giunta, e quindi abbiamo iniziato a prendere in esame richieste da vari RUP, la presentazione dei vari lavori che avevano, abbiamo fatto delle commissioni e in alcuni casi abbiamo anche ritenuto necessario, insieme agli altri consiglieri, votandoli in commissione, di fare dei sopralluoghi in alcuni posti. Perché, come ricordava prima l'assessore Maggi, diciamo, i lavori sono circa una settantina di milioni di euro quelli che abbiamo preso in considerazione. Attualmente sì, sono suddivisi per 5 grandi aree. Circa 4 milioni riguardano l'ambiente. Nell'ambiente, diciamo, ci sono per esempio l'abbattimento dei rischi idrogeologici di Cesi, della frazione di La Castagna, il rifacimento della passeggiata che sta avvenendo, stanno portando a termine i tecnici, per il quale abbiamo fatto un sopralluogo circa 15 giorni fa. Quindi rivengono fatti i giardini della passeggiata, non l'area giochi, riviene fatto il piazzale adiacente la chiesa del Carmine. La chiesa del Carmine stesso, che però rientra in un altro tipo di intervento seguito da un altro responsabile unico del procedimento e che arriverà rimessa a nuovo. Questi fanno parte dell'ambiente per circa 4 milioni. Poi ci sono circa 8 milioni e mezzo che riguardano gli impianti sportivi. E all'interno degli impianti sportivi è stato rifatto, come ha detto poc'anzi l'assessore Maggi, il palazzetto di Via di Vittorio. Lì vicino sta venendo su bene, e abbiamo fatto anche lì il sopralluogo, il palazzetto di Piazza Senio, che sarebbe l'ex campo sportivo di San Giovanni, dove si giocava una volta giocavamo a calcio, perché c'era un bar lì, ecco, viene rifatto quello. Poco più là viene rifatto il campo Video Laureti, quella 11 di Via Montefiorino, viene rifatto. Poi questo è un argomento che toccherò abbastanza approfonditamente dopo. Poi dopo altri impianti, a livello di impianti sportivi, verranno un investimento notevole, sarà fatto al centro canottiero a Piedilugo, che riguarda, sono circa 4 milioni lì a disposizione. Ecco, poi dopo l'altra grande area dove è interessata a questi lavori è la viabilità. La viabilità è molto complessa, oltre al ponte inaugurato di Gabelletta Maratta prima, c'è la Bredella San Carlo Ast. Sì, è un bel lavoro anche quello. Questi, ecco, sono tutti lavori, come giusto prima dicevamo, che vanno a impattare sulla viabilità, e quindi bisogna che i cittadini italiani pazientino, perché sicuramente i benefici saranno maggiori dei disagi, certo, che abbiamo attualmente. Certo. Oltre a quello, per esempio, ecco, in via dello Stadio, poco all'altezza dei botteghini, c'è il lavoro del sottopassaggio di Airoldi. Un altro lavoro molto importante a livello di viabilità quello l'abbiamo detto, il ponte quello lì, Gabelletta Maratta. Poi ecco, ci sono a livello di viabilità un grosso impatto, hanno anche le ciclabili, le piste ciclabili. Le ciclabili sono molto impattanti, quelle, soprattutto quella che noi, diciamo, ce la siamo trovata, non abbiamo potuto fare niente, è quella che va dalla stazione a Pendima, che è un po' contestata, però piste ciclabili, va detto invece che vanno molto apprezzate altri ciclabili, come per esempio quella che verrà e collegherà il centro abitato con alta densità popolazione di Borgo Rivo con Terni, con il centro di Terni, ovvero partirà più o meno dall'altezza della stanza della standa. Da via del Centenario, taglierà utilizzando due sottopassaggi che sono esistenti, taglierà la Castellina, poi oltre alla Castellina, la superstrada, e risbucherà via del Sersimone.
Da lì si ricollegherà con via Bramante con un'altra ciclabile. Sotto il Garden. Sì, da via Bramante collegherà via, si collegherà via Battisti tramite un tratto all'altezza più o meno del cinema di Spesse, che verrà fatto anche a un tratto a zona 30 e verrà ricollegata con tutta in pratica a Terni. Quindi è un collegamento importante perché di fatto oggi come oggi tutti i residenti di Borgorivo non possono venire a Terni in bicicletta. Beh, è un po' complicato. In bicicletta o a piedi è un po' complicato. Quel tratto di scorrimento estremamente veloce che non facilita. Certo, passare a Pondere. Esatto. Un'altra ciclabile importante è quella che verrà realizzata, che parte da Vocabolo lo Staino e arriverà direttamente alla cascata, e che questa non avrà impatto sul traffico perché costeggerà la parte interna, diciamo, e quindi... sarà un'opera molto bella, fruibile. Vabbè, che, turistica anche, turistica direi, perché no? Sì, perché ci collegherà direttamente tramite la Greenway che è già esistente, ci collegherà direttamente a Cascia e a Norcia, voglio dire. Quindi anche quella è un'ottima opera. Ecco, questi qua diciamo sono i grossi... Sono le grandi aree di impatto sulla viabilità, ecco, questi sono... Anche, un'altra importante opera a livello di viabilità è quella che collegherà la zona dell'ospedale Santa Maria Maddalena a via Urbinati. Cioè, quindi cioè, questa già è stata fatta una parte del lavoro, adesso deve essere ultimato l'altro. Ci sono poi altri tipi di interventi che sono circa 10 milioni che riguardano l'edilizia scolastica, ovvero però questo è un argomento molto complesso che secondo me meriterebbe un approfondimento. Però un accenno facciamo. Ecco, diciamo sono circa 7 edifici che vengono ristrutturati a livello sismico, antisismico, a livello di palestre. Ah, quindi non solo messa in sicurezza degli edifici, no, vengono alcuni edifici rimessi a 9, c'è un investimento di circa 10 milioni e riguardano diversi istituti scolastici. Poi ecco, ci sono i lavori, quelli che più impattanti sono circa 40 milioni, sono quelli dell'edilizia pubblica. Edilizia pubblica c'è i 20 milioni di Cesi che renderanno Cesi la Porta dell'Umbria, che prima una parte del lavoro la spiegava prima l'assessore Maggi, l'accennava lui. Poi c'è il Teatro Verdi, che è un'altra opera che ha circa 17 milioni di euro di investimenti. Poi ci sono opere minori, di valore minore, ma che sono comunque importanti, per esempio, come dicevo prima, la Chiesa del Carmine, il Palazzo Gauss, il Palazzo Primavera. Sono molti interventi. Ecco, i sopralluoghi sono serviti alla prima commissione perché ci hanno fatto rendere conto di alcuni aspetti. Che molte di queste opere purtroppo, in considerazione del fatto che i finanziamenti, sia la precedente giunta, ma non per avere una critica specifica verso di loro, ha preferito diciamo, prendere comunque i finanziamenti, accendere questi finanziamenti e partire con le opere. Poi di fatto ci ritroveremmo delle opere incomplete. Mi viene in mente alcuni sopralluoghi specifici, per esempio la Casa delle Musiche, che è situata a Borgo Bovio, è ormai diventata famosa a Terni. È stato definitivo il lavoro, è la terza volta che viene ristrutturata a 650.000 euro, questa volta di fatto è stata quasi mai utilizzata e dal sopralluogo è emerso che questa Casa delle Musiche è stata pensata con questo utilizzo, non è insonorizzata, quindi ovviamente questo comporta delle difficoltà poi a trovarne un utilizzo, non è stato pensato prima all'utilizzo. Questo quindi ci creerà dei problemi sicuramente. Sempre in zona, un altro problema che abbiamo riscontrato è l'ex edificio Ex Ommi, che sarebbe adiacente al Baraci. Quell'edificio verrà ristrutturato e con delle problematiche che sono emerse in corso d'opera, da 600.000 euro si è passati a 950.000 euro e abbiamo riscontrato che verrà ristrutturato di fatto solo il piano terra, l'asilo nido, mentre il primo piano, che subirà una parte degli investimenti, non sarà agibile. Lì c'erano una volta gli uffici dell'anagrafe, di quartiere, dei circoscrizionali, non potrà essere aperto perché non è stato previsto il riscaldamento, quindi non sono stati previsti gli impianti termici e quindi non potrà essere utilizzato. Insomma, qualche errore è stato fatto, mi pare. Sì, altra incompiuta è il campo scuola. Il campo scuola che rientra sempre diciamo nell'ambito degli investimenti sportivi, no? Degli impianti sportivi. Campo scuola abbiamo riscontrato dopo il sopralluogo, al di là delle problematiche perché la pista, una parte della pista hanno riscontrato i tecnici che si staccava una volta che andavano a togliere la parte superiore della pista anche la parte sotto e quindi ha comportato un aumento di costi. Di fatto il campo scuola subirà la ristrutturazione per quello che riguarda la pista, gli spalti, gli spogliatoi, e rimarrà inalterato il cancello, quello vecchio, la scalinata che è pericolosa e fatiscente, la recinzione che è quella vecchia e l'area boschiva.
Ci sono delle tempistiche orientativamente. Delle tempistiche, capire, su questo forse è più adatto. Potrebbe dopo rispondere meglio l'assessore Maggi, però ecco, a questo abbiamo riscontrato questo. Su un altro, un'altra commissione, per esempio, un'altra cosa che è emersa, il quartiere di San Lucio, no? Che è interessato di diverse ristrutturazioni a livello proprio di edifici residenza privata. Su due edifici che sono stati ristrutturati abbiamo scoperto che veniva ristallato per una seconda volta un ascensore nuovo, perché quello precedentemente installato non è stato fatto il collaudo, e quindi la ditta è andata fallita, e quindi è stato dovuto necessariamente gettare un ascensore nuovo e rimetterne un altro nuovo. Questi, ecco, sono sprechi che onestamente abbiamo riscontrato. Ecco, poi ci sono altri due edifici a San Lucio che stanno per essere demoliti e verranno fatti ex novo per dare la possibilità poi a, mi sembra che sono circa 33 alloggi che saranno a disposizione entro il 2026. E quello è un altro quartiere veramente da recuperare, sì, perché sì. È importante. Anche il quartiere di San Giovanni subirà, soprattutto dal livello sportivo, come dicevo prima, una grossa modifica. Perché nell'area, in circa 500 metri, come dicevo prima, è il palazzetto di Viattorio, palazzetto di Viale Semio, il campo a San Giovanni, quello lì che era una volta adibito a basket, verrà rimesso a nuovo. Poi dopo su questo Mirko sarà molto più preciso, ci erudirà in maniera più ficcante, precisa, e dettagliata. E senti, visto che siamo in Piazza Grande, mi viene da pensare, ma la fontana di Piazza Tacito. La fontana di Piazza Tacito ce la siamo trovata non appena ci siamo trovati in consiglio, uno dei primi problemi, perché di fatto il lavoro non è stato fatto a regola d'arte, sono stati dei problemi, e quindi si è dovuto rimettere mano a quell'intervento. Poi dopo ci sono stati degli imprevisti e delle lungaggini, purtroppo è mancato forse il controllo del lavoro che era stato precedentemente autorizzato. Prego, al volo. Cioè, la fontana è un problema complesso. Nasce dalle caratteristiche della fontana stessa e dalle modifiche che sono state fatte durante la lavorazione alla quella che erano la fontana originaria. Ad esempio, sono state modificate la natura delle piastrelle del mosaico, che prima erano in vetro, adesso sono state usate materiali completamente diversi. Poi anche il sistema della circolazione: prima l'acqua era una costante circolazione che contribuiva, quindi c'era uno spreco enorme di acqua, è stata fatta giustamente un circuito interno. Ma questo ha comportato problemi notevoli da un altro punto di vista, dalla necessità di trattare le acque, perché ad esempio le acque venivano influenzate dal fatto di essere un circuito chiuso, quindi la presenza di calcare, certo. Ma addirittura le piogge acide che vanno a incidere sulla natura dell'acqua, che andava costantemente fatto il monitoraggio dell'intervento. Questo ha comportato una serie di additivi all'interno delle acque che hanno da una parte ridotto alcune problematiche, ma ne hanno create delle altre, tipo la sverniciatura che abbiamo visto in alcune parti del cestello. Quindi sono problemi abbastanza grandi che non si sono conosciuti al momento della realizzazione finale, oggi stanno venendo fuori, costringeranno questa amministrazione comunale ad intervenire in maniera costante di manutenzione, ogni minimo 2 anni, per poter garantire il mantenimento della fontana in una maniera bella, come siamo abituati a vedere, con il funzionamento. Quindi dei piccoli problemi che erano stati organizzati per un miglioramento, poi si sono visti negativi e noi tenteremo di risolverli per evitare che si avvenga quello che è successo nel mese di gennaio. E allora, in attesa che la fontana, gli Ternani possano godere della loro fontana sulla loro piazza, io vi fermo un momento, pubblicità, e poi ovviamente vi riaspetto in piazza, Piazza Grande. A tra poco. Fagioletti, dal 1957 professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista, a Terni, in strada della Val di Serra 28. In un angolo d'Umbria inizia una storia d'amore eterna. Tra giardini incantati, la cucina locale diventa un'ode ai sensi.
Un matrimonio, un'esperienza, un sogno. Scopri l'Umbria con gli occhi del cuore. Relè dei Principi. Autoscuola Gatti rende tutto più semplice. Quando le finestre diventano quadri, tutto questo è lune infissi. Ci trovi in via Alberto Guidi 8, a Terni. Per raggiungere i miei traguardi, ho scelto Unicosano. L'università innovativa che offre opportunità progettate su misura per le mie esigenze. Unicosano mi permette di seguire i miei sogni. E costruire il mio futuro. Bentornati in Piazza Grande. E allora proseguiamo il nostro iter dei lavori pubblici, per così dire. È il momento di Mirko Presciuttini. Prima con Andrea parlavamo che tra le aree di interesse dove vengono investiti comunque milioni di euro ci sono anche, c'è anche lo sport, i cosiddetti tanti campetti, no? La parte del playground. E vorrei che te ci illustrassi un po' più in dettaglio, anche con l'aiuto poi successivamente di alcune grafiche che la regia manderà in onda, qual è la situazione? Allora, diciamo che siamo partiti dai campetti di Villaggio Pallotta, Cospea, San Giovanni, Viale Trento, Villaggio Italia, Villaggio Matteotti e Campo Micio. I primi tre campetti che ho citato già sono in fase di realizzazione e quasi terminati. Termineranno probabilmente fine aprile, primi di maggio. Nel campetto, quello di Cospea, è stato poi fatto anche lo skate park. Perdonami, guarda, stiamo vedendo anche delle immagini. Eccole adesso. Qua, sì. Come dicevo, sul campetto di Cospea è stato fatto anche lo skate park, che diciamo inizialmente 2 anni fa, 3 anni fa si era deciso di farlo al campetto di San Giovanni, per poi invece è stato spostato, è stato deciso quest'altro campetto, la zona di Cospea. Poi per ciò che riguarda invece diciamo ciò che è stato installato in questi campi, sono stati realizzati diciamo la verniciatura del fondo, del cemento, che non so se voi l'avete visto qualcosa ancora, ecco, li vediamo adesso con questi disegni bellissimi e che caratterizzano molto questi campi. Sono stati installati dei giochi, questi giochi sono tutti accessibili anche da disabili. È stato installata un tappetino di gomma che è anti-urto per non far fare male ai bambini. Poi invece passiamo ai campetti, ancora poi quelli di Viale Trento, Villaggio delle Grazie, Villaggio Matteotti e Campo Micciolo, dove ancora i lavori non sono partiti, ma non sono partiti perché si terminano questi per poi passare agli altri. Con l'amministrazione si sta cercando di capire se sia il caso di cominciare a fare i lavori prima del periodo estivo, cioè prima della chiusura delle scuole, oppure intervenire all'inizio delle scuole a settembre. Quindi, certo. Sì, perché almeno anche i ragazzi hanno la possibilità di giocare tutta l'estate, avere i campi che non sono... Per dare libero sfogo, insomma, alle loro corse. Certo, anche perché ci abbiamo giocato un po' tutti su questi campi. Quando erano in condizioni diverse, parliamo di qualche anno fa, non ricordiamo la nostra età, dai. Meglio di no. meglio, io sono coetaneo poi di Marchetti. Ricordavamo prima, a telecamere spente, i nostri match a calcio sui vari campi, tutti ovviamente in terra battuta, sassi. Non avevamo i manti verdi, no? Sì, ricordo. Anch'io, qualche anno meno di voi, ma anch'io ho calcato questi campi così, per modo di dire, campi. Vabbè.
Poi torniamo sull'argomento. Con l'amministrazione abbiamo cercato di interloquire per ciò che riguarda con il RUP, per ciò che riguarda la videosorveglianza, perché attualmente non è prevista dal bando fatto dal PNRR la videosorveglianza, ma cercheremo in qualsiasi modo, in qualche modo, di poter attuare questo, quello che vogliamo. Anche perché la maggior parte dei giochi, sappiamo tutti benissimo, che sono tutti abbastanza, no? Sottoposti al rischio di essere rotti da vandali o anche da ragazzi che ne fanno un uso un po' inappropriato. Che dire, poi riprendendo un pochino il discorso invece di Andrea, per ciò che riguarda Piazzale Senio, il campetto, quello che sarà, è in fase di ultimazione, che stanno facendo ora la copertura con legno lamellare, pensavo, ma a nome mio, perché era un mio amico, un caro amico fraterno, ma anche parlando poi con tutti gli altri consiglieri dell'Alternativa Popolare, pensavo di intitolarlo, facendo un atto di indirizzo, a Mirko Gianzanti. Beh, insomma, direi, no? Hai fatto un bel pensiero. Visto che poi Mirko è abitato sempre a Cospea, dunque è anche vicino a casa. È anche vicino a casa. Erano posti dove noi andavamo a giocare da piccoli. Senti, quali saranno i primi che termineranno, mi dicevi, di questi campetti, e quando termineranno i lavori? Termineranno i lavori di Villaggio Pallotta, Cospea e San Giovanni, ma in brevissimo tempo, probabilmente. Prima dell'estate, quindi? Fine aprile, primi di maggio. Ok. Quindi saranno fruibili già per... Sì. Già sono quasi terminati. Stanno installando le recinzioni, perché le hanno recintate tutti, specialmente anche quello di San Giovanni, perché diciamo era malmesso quello di San Giovanni, c'erano parecchi rischi. C'era l'illuminazione che non era a norma, mancava tutta quanta la rete, e allora sono corsi ai ripari. Sono tutti bellissimi campi, perché poi verranno sfruttati per giocare sia a calcetto che a pallacanestro. Oh, quindi doppio utilizzo. Doppio utilizzo, sì, sul campo da calcetto per l'intero campo, invece per ciò che riguarda il campo da basket, due in orizzontale, dunque vengono fuori due campi da basket. Invece la Cospea c'è il campo con una struttura lamellare, che vedo c'è una copertura. Sì, è quello di Piazzale Senio, quello lì ha una struttura lamellare, mi sembra che sia omologato per 199 posti, perché non può essere omologato per 200 posti, perché altrimenti entrerebbe in ballo la commissione pubblici spettacolo. Potrebbe essere omologato, ma andremmo incontro ad altri adempimenti importanti, sì. Credo, no? Quindi... Dunque è stato deciso di omologarlo per 199. Per 199, ok. E adesso cambiamo argomento. Scusa. Prego. Gianluca, se ti disturbo. Se ti interrompo, su questi campetti volevo far notare una cosa, perché probabilmente vi sarete resi conto che riguardano soltanto alcune zone della città. Alcune zone della città non sono interessate da questi lavori, ma non perché sono stati dovuti ignorare, ma perché nel sistema urbanistico vecchio, in alcune zone della città i campetti non sono presenti, quindi c'è una carenza di campetti da poter utilizzare, quindi non potevamo intervenire perché non ci sono. Quindi il nostro impegno sarà di valutare nel tempo la possibilità di integrare campetti di questo genere anche in quella zona della città che ne sono privi. Ad esempio una zona enorme è la zona di Borgorivo, che non ha strutture di questo genere a servizio dei ragazzi, oppure la zona di Borgobovio, ad esempio. Sono delle zone che nelle scelte urbanistiche delle giunte che ci hanno preceduto non hanno previsto la realizzazione di questi campetti. Allora sarà un nostro impegno di valutare nel tempo la possibilità di integrare anche in queste zone questo tipo di impianti, che sono molto utili per i ragazzi, evitano problemi diversi, la socializzazione, e vediamo i ragazzi da tenerli davanti ai computer e poterli far divertire. Quindi dovremmo lavorare per poter dotare anche altre zone della città di questo tipo di impianti. Però bisogna lavorare proprio in termini di progettazione. Di progettazione, ancora siamo di trovare le aree, di volontà. Insomma. Siamo in un attimo di scelta, di volontà politica, o comunque di non discriminare altre zone della città, trovare il modo di dotarle di queste attrezzature che sono indubbiamente. Ecco, quindi per i cittadini, fatto bene a precisarlo, non è che certe zone sono nel dimenticatoio, no, non è così. Non siamo potuti intervenire perché di fatto non c'erano. Si è intervenuto sulle strutture già esistenti, che però vecchie e obsolete necessitavano certamente di miglioramenti e di adeguamenti, no? Sicuramente sì. Bene. Diciamo che il quartiere di San Giovanni è rimasto sempre un pochino indietro rispetto ad altri quartieri per quello che era, no? Campetti e quant'altro. Poi possiamo ricordare anche la triste vicenda accaduta
2 o 3 anni fa dei tre ragazzi che sono venuti a mancare e che frequentavano poi il campetto, quello che andremo a rifare. Anzi, lì c'era un'interlocuzione da parte mia, ma anche da parte dell'amministrazione, con gli amici dei ragazzi per fare un murales lungo il muro in ricordo dei ragazzi. Dei ragazzi, insomma, via. Domanda personalissima, come ti trovi in questo ruolo, questo nuovo ruolo per te? Oltretutto questa sera è anche la prima volta che fai il tuo debutto televisivo. Il mio debutto televisivo, sì. Mi diceva prima, non sono mai stato in TV. Sì, mai. Giovanni Maggi è abituato. Sì, lui ormai ormai è sciolto lui. Malagrande. No, mi trovo benissimo, mi trovo bene pure con Andrea, che è presidente di commissione, ottimo, anche perché poi fare le commissioni così aiuta a capire, aiuta a conoscere, perché è inutile... non serve tanto stare sempre dentro il consiglio comunale, dentro l'aula comunale e parlare dei problemi se poi i problemi non si toccano con mano e non si conoscono. Quindi andare sui posti, sui luoghi, capire. Poi Andrea piace tanto fare queste... Diciamo che abbiamo dato seguito ai dettami del nostro credo politico, del nostro grande sindaco Stefano Bandecchi, perché come diceva che la giunta avrebbe dovuto riutilizzare le scarpe da tennis, sì, e noi consiglieri abbiamo fatto altrettanto a supporto del lavoro della giunta, del sindaco, del vice sindaco, ma anche dei cittadini, che poi dopo... Sì. Una curiosità, prego. Non so se la regia le può inquadrare, ma uno e due avete le cravatte uguali? Cioè è un caso? No, no, perché se fosse capitato a due donne che vanno al matrimonio con lo stesso abito è una tragedia, però voi invece queste cravatte... Non è un caso, è un regalo del sindaco. Ah, il sindaco vi ha donato le... È il nostro regalo, ben accettato. Regalo natalizio. Quindi però è Maggi? Uguale. Anche questa però è diversa. È diversa. Gli assessori... No, è un caso. È un caso. Marchetti non ce l'ha, non gliel'ha regalata, evidentemente no. Marchetti ha le scarpe da tennis. Prima di venire da te, mi chiedevi... Se potevi salutare qualcuno all'inizio della missione. Prego, ringraziare. Allora, io, l'assessore Maggi era già stato, diciamo, nell'ambito comunale, io ho scelto a 53 anni di scendere in politica, non appena ho saputo che si sarebbe candidato il sindaco Stefano Bandecchi, perché ero desideroso di dare un cambiamento a Terni, all'Italia e possibilmente poi anche in Europa, per i nostri figli, perché era impossibile andare avanti con la vecchia politica. Per cui io, appena ho saputo che si sarebbe candidato sindaco, mi sono informato che era l'avvocato Riccardo Corridori il coordinatore, ringrazio anche lui, perché io sono stato uno dei primi a contattarlo e incontrarmi con lui in un bar a Via Cesare Battisti a inizi novembre 2023 e capirgli che avremmo vinto le elezioni. Aveva lo stesso mio entusiasmo Riccardo, e diciamo che il sindaco Stefano Bandecchi è stato l'artefice, il numero uno, ma Riccardo è stato un grande regista. E poi ecco, ne approfitto perché volevo ringraziare anche tutti le 140 persone, ovvero i 128 candidati e le altre 20 persone che hanno collaborato con noi per darci modo di vincere le elezioni. Tutti sono stati indispensabili, hanno consentito di vincere le elezioni e darci questa possibilità di esprimere. Vabbè, quindi hai questo ruolo, ti sei sentito ispirato, hai detto io se mi metto a disposizione. Sì, mi metto a disposizione, poi ecco ci hanno avuto anche fiducia in me, sia il sindaco che il vice sindaco, perché mi hanno proposto la presidenza della prima commissione, che comunque ha deleghe importanti, e poi è stato accettato anche da tutti i consiglieri, perché il voto è stato quasi unanime, come del resto però per gli altri presidenti di commissione. Sì, in effetti noi ci conosciamo da tanti anni. Sì, no? Sì. Beh, ecco, noi ci conosciamo da tanti anni e tu però a livello di campi da calcio eri più fortunato, perché tu sotto casa tua c'avevi uno dei pochi campi in erba. Io, è vero, privato, abitavo nei palazzi Astra, il condominio Astra, dopo la chiesa di San Valentino, e noi lì, i due palazzi, sono dotati di un campo da calcio a 7 in erba, privato, e quindi io giocavo lì, mi allenavo qui, lì, insomma, motivo per cui Marchetti, quando giocava contro di me, che mi marcava, non scagliava a moccia, perché io mi allenavo. Eri anche sgusciante. Tu, ero anche sgusciante, Marchetti era svantaggiato, perché io sono piccolo, brevilino, lui alto, capito? Che nella notte dei tempi, invece, io giocavo nel campo di Via Puglie, non so se ve lo ricordate, con le scorie delle acciaierie, quindi ogni volta che uno cadeva lì era rovinato per sempre. Ma credo che sia io come voi si tornava a casa sempre con
le ginocchia con le famose croste o tutte i rivoli di sangue, perché i campi erano quelli che erano. Però con Massimiliano parleremo del Teatro Verdi, insomma un argomento che divide la città, un argomento che tiene banco. L'amministrazione comunale non è così soddisfatta del progetto già esistente, e, però lo faremo, perdonami ma ci siamo dilungati, ma quando si parla di calcio noi non, hai visto, ci dilunghiamo. Quindi qualche istante di pubblicità, poi torniamo e ci veramente immergiamo nel Teatro Verdi. A tra poco, vi aspetto in piazza. Benissimo, grazie. Quanto dobbiamo? Nulla. Dovete solo vincere. Naturalia, la tua scelta vincente. Angolo d'Umbria inizia una storia d'amore eterna. Tra giardini incantati, la cucina locale diventa un'ode ai sensi. Un matrimonio, un'esperienza, un sogno. Scopri l'Umbria con gli occhi del cuore. Relais dei Principi. Autoscuola Gatti rende tutto più semplice. Quando le finestre diventano quadri, tutto questo è luna in fissi. Ci trovi in via Alberto Guidi 8 a Terni. Per raggiungere i miei traguardi ho scelto Unicosano. L'università innovativa che offre opportunità progettate su misura per le mie esigenze. Unicosano mi permette di seguire i miei sogni e costruire il mio futuro. Autocarrozzeria Fagioletti, dal 1957 professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista, a Terni, in strada della Val di Serra 28. Bentornati in piazza, quella di Piazza Grande, e riprendo da dove mi ero interrotto Massimiliano Marchetti. Dicevo, Teatro Verdi, un argomento, una disputa continua, problemi, cerchiamo di fare chiarezza, non ti faccio domande specifiche, cerchiamo di fare chiarezza e di capire a che punto sono i lavori, come procederanno, se ci saranno modifiche. Va fatta una premessa: la rinascita culturale di una città parte dalla presenza di un teatro. Concordo. E Terni, un teatro lirico, lo ha avuto, quello inaugurato nel 1849 su progetto di Luigi Coletti. E che, eccolo, in stile neoclassico, teatro all'italiana,
con addirittura 1214 posti a sedere. Va detto questo perché il teatro di cui abbiamo fatto esperienza noi, in realtà è un cinema teatro inaugurato 100 anni dopo, nel 1949. Che è quello che vediamo. Esatto, con una riduzione dei volumi. Questa è la platea e la galleria, sono la platea e la galleria del cinema teatro costruito da Lucioli. E ora, tornando alla domanda, perché all'attuale amministrazione non piace il progetto che ha vinto il concorso internazionale? Per diversi motivi. Prima di tutto, per una forma di rispetto, perché quando il 29 maggio Stefano Bandecchi veniva eletto sindaco, non si è aspettato soltanto un giorno e il 30 maggio sono stati firmati i contratti per l'avvio dei lavori. Si poteva un attimo sentire il parere della nuova amministrazione e questo non è stato fatto. E tutto nel rispetto della legge, chiaramente. E poi perché il nuovo progetto è funzionalmente ed esteticamente inadeguato. Per esempio, ecco, questo è il ridotto che verrà costruito a 7 metri sottoterra, con uno scavo di almeno 10 metri, in una zona archeologicamente importante, una zona romana, ricordiamoci che stiamo a Corso Vecchio, quindi con il rischio di trovare dei reperti che fermerebbero, bloccherebbero i lavori, su giudizio della sovrintendenza chiaramente, e nella migliore delle ipotesi porterebbero ad una variazione del progetto. E poi uno scavo così in profondità potrebbe, e per questo alcuni residenti e operatori della zona sono preoccupati, danneggiare immobili e persone che vivono lì. E che nell'area circostante. Lì, nell'area, diciamo, circostante. E, tra l'altro, il ridotto a 7 metri sottoterra è inutile perché un ridotto esiste già nel cinema teatro attuale ed è il foyer, la famosa sala degli specchi che si trova sopra il vestibolo. Eccola. E un altro motivo per cui non piace questo progetto è il fatto che c'è un famoso vincolo della sovrintendenza del 2015 che non sembrerebbe non essere stato rispettato dal nuovo progetto. E il vincolo del 2015 fu richiesto dall'amministrazione di Girolamo, è stato confermato nel 2018, rinnovato nel 2019 sotto l'amministrazione Latini. E questo vincolo dice che il cinema teatro inaugurato nel 1949 non può essere demolito, non può essere distrutto, deve essere mantenuto e rinnovato, ristrutturato eventualmente. E questo nuovo progetto abbiamo già visto che con il ridotto a 7 metri sottoterra non sembra non rispettare questo vincolo. Anche la galleria, per esempio, la galleria che abbiamo visto prima del cinema teatro è singola, è una galleria singola, invece nel nuovo progetto è una galleria doppia. E quindi che cosa succede? Succede che questo vincolo diciamo non permette... Parliamo di questa, eccola qui. Questa, esatto, sono due gallerie e una platea, laddove invece nel cinema teatro c'è una sola galleria. E se il vincolo non permette, non permetterebbe la ricostruzione del teatro polettiano neoclassico, non potrebbe permettere neanche questo nuovo progetto. E poi, visto dall'esterno, c'era una foto che è passata prima, visto dall'esterno, poi... Eccola! Eccola. Praticamente sono due cubi di cemento messi uno sopra l'altro, questa è la vista da via dell'ospedale. Sicuramente sembra tutto meno che un teatro, visto così onestamente, io da profano non mi sembra di entrare in un teatro. Comunque, detto questo, è intenzione dell'amministrazione restituire a Terni, ai cittadini ternani, un teatro a norma di legge, nel minor tempo possibile, chiaramente,
e che sia un teatro bello, perché altrimenti va tutto a discapito del bello. E a questo punto qual è la soluzione? Per ora, la più rapida, la meno onerosa, insomma, dove è il punto di equilibrio? Allora, l'amministrazione del sindaco Stefano Bandecchi si è ritrovata questo progetto così come è quello che ha vinto il concorso internazionale, e quindi i lavori stanno andando avanti secondo quel progetto. Sì. Quindi ci si arrende a questa cosa? Ti vedo un po' dimesso. No, assolutamente non ci si arrende. Assolutamente non ci si arrende. E il vincolo, tra l'altro, che sembrerebbe non essere stato rispettato, è stata la causa per cui anche dei famosi studi di architetti non parteciparono al concorso internazionale, perché sapevano che seguendo questo vincolo non si sarebbe potuto fare un altro teatro. Quindi non si sarebbero potuti esprimere, esatto, al meglio. Cioè, troppi paletti, troppi vincoli, troppe... Sì. Assessore, che ne pensa? È una dei problemi della nostra amministrazione. Purtroppo la continuità amministrativa ci costringe a dover operare secondo i dettami della buona amministrazione, quindi noi non possiamo sconvolgere e distruggere un progetto già esistente, in quanto comporterebbe degli oneri finanziari e delle perdite di tempo con rischio di perdita di finanziamento. Quello che possiamo fare è approfondire comunque il problema, tentare di risolverlo, di migliorarlo se possibile, e se ci sono comunque siamo attenzionati per cercare di risolverlo, di migliorare laddove esso sia possibile. Qualora tutto ciò non sia possibile, saremmo costretti ad accettare questa bruttura, ma poi i terrani sapranno di chi è la responsabilità quando sarà finito, di queste scelte che non sono le nostre e che ci sono state imposte anche con dei sistemi un pochino non scorretti ma inopportuni. Quanti anni sono che è chiuso il Verdi? Più di dieci anni. E come minimo avremo ancora 2 anni, perché i lavori andranno al 2026 sicuramente, quindi al minimo ancora 2 anni. Però quello che volevo ribadire è che non c'è nessuno, i lavori non sono sospesi, non è vero come qualcuno, solo ci sono enormi problemi. Io in commissione consigliare ho fatto un esempio, è come un elefante in una cristalleria questo teatro. Come ti muovi, rompi. Come questo enorme blocco di cemento situato in un posto come Corso Vecchio, come sappiamo la nostra zona della città è estremamente delicata, con determinate caratteristiche mettiamo questo blocco di cemento in mezzo, io non so, sono scelte che poi, ho detto, noi dobbiamo subire la continuità amministrativa, purtroppo io sono un tecnico, so quali sono gli obblighi che ci dà la legge, certo. Però francamente qualcuno ha fatto delle scelte che secondo noi non sono idonee né alla città, né all'aspetto culturale, né all'aspetto architettonico della nostra città, quindi non ci piace, se saremo costretti lo subiremo, cercheremo di fare del tutto per migliorarlo. Speriamo che la città di Terni gli venga restituito il Teatro Verdi nel miglior modo, il più vicino possibile a quello che era. Però non accettiamo strumentalizzazione di chi dice che noi abbiamo bloccato i lavori, che noi abbiamo boicottato. Non abbiamo boicottato niente, i problemi sono sorti perché in quella zona siamo andati a scavare, abbiamo trovato, innanzitutto non avevano fatto nessuno intervento per verificare se c'era amianto, abbiamo trovato dell'amianto, quindi i lavori di bonifica dell'amianto hanno comportato, certo, una perdita di tempo, come erano quasi naturali, non abbiamo trovato per ora resti architettonici, ma abbiamo trovato dei cunicoli. I cunicoli sono quelli del periodo della guerra, sono cunicoli di competenza demaniale, quindi non sono di proprietà del comune, noi dovremmo fare la demanializzazione di quei cunicoli e poi possiamo intervenire per demolirli. Quindi sono tutti problemi che non sono stati posti in considerazione nel momento della progettazione, perché era una zona estremamente delicata. Quindi questi comporteranno dei ritardi, ma ritardi che non sono addebitabili a noi, sono addebitabili a una progettazione non estremamente attenta in una situazione particolarmente delicata della città. Bene, chiarissimo. E adesso però dal centro di Terni ci spostiamo in una zona dove questa mattina faceva anche abbastanza freddo, perché stavamo quasi a 800 metri sul livello del mare. Parliamo di Sant'Erasmo, c'è stata l'inaugurazione, il taglio del nastro, all'occorrenza, assessore
Giovanni Maggi ha indossato la fascia da sindaco. Con emozione, devo dire. Con emozione. Perché comunque rappresentare la città La prima volta, cosa, la prima volta, sì. Cioè l'esordio con la fascia da sindaco, l'esordio televisivo di Mirko. Insomma, questa sera abbiamo sfatato molti tabù. E noi c'eravamo, noi di Umbria 15, con le nostre telecamere. Abbiamo anche intervistato un paio di personaggi, tra cui Federico Nannurelli, ma anche il titolare di Asfalterni, che ha appunto adempito a quelli che erano i lavori di riasfaltatura. E allora andiamo a vedere il servizio di quello che è accaduto questa mattina. Prego la regia di mandarlo in onda, grazie. Sì, questo è un tassello molto importante perché diciamo che è il primo intervento che completiamo del progetto di rigenerazione sociale e economica del Borgo di Cesi. Come è giusto che sia, questo è un tassello importante in quanto noi abbiamo un finanziamento di 20 milioni di euro. Terni è una delle 21 città che ha beneficiato del finanziamento della linea A dei borghi del PNRR, quindi è un'azione molto significativa. Abbiamo da fare 45 interventi che ci impegneranno da qui a tutto il 2025 e quindi siamo particolarmente soddisfatti di questo risultato. Abbiamo la strada di Sant'Erasmo e rendiamo accessibili per Pasqua anche le zone montane di pregio che sono collegate all'area di Cesi. E quindi riteniamo che questo intervento è molto significativo perché abbiamo fatto un recupero sostanziale di tutta l'infrastruttura, messa in sicurezza anche con l'installazione di guardrail in acciaio Gorton. Abbiamo realizzato degli attraversamenti per reggimentare le acque e poi messo anche in sicurezza tutto il versante che era stato interessato dagli incendi, mettendo un rafforzamento corticale con geostuoia. Quindi l'intervento è complessivo e significativo perché parliamo di 1 milione di euro. Sono con Dante Guagliozzi, titolare dell'impresa Asfalterni, che ha realizzato l'opera della strada di Sant'Erasmo. Soddisfatto, soddisfazione? Sì, soddisfatti, pure perché poi siamo del posto, perché io sono nato e vissuto a Gabelletta, stando vicino, l'ambiente l'ho frequentato da ragazzo per vari motivi, insomma, è anche stato un motivo di soddisfazione per l'impresa e personale, insomma, anche per i tecnici che hanno seguito i lavori e ci abbiamo messo il massimo dell'impegno possibile, sia nei tempi che nella qualità dell'opera. La messa in sicurezza anche da una parte della scarpata che dava dei problemi e la messa in sicurezza delle barriere con l'impiego del Corten, che è un prodotto che non necessita di manutenzione nel tempo e dà ottimi risultati, pertanto dal punto di vista qualitativo. Tutti contenti, speriamo poi da proseguire le attività lavorative con l'amministrazione, insomma, ecco. E quindi tutti i ternani possono venire a fare le classiche scampagnate a Sant'Erasmo. Adesso impegno, insomma, da riuscire a aprire e consegna l'opera prima di Pasqua, proprio per permettere la festività, la farà frequentare, insomma, le persone, l'ambiente, ecco, ragazzi, la scampagnata di Pasquetta sicuramente è gradita. Speriamo che il tempo lo consenta. E questo era il momento del taglio. C'era anche Andrea Serrini, il c'era mio anche supporto, Federighi, il mio braccio destro, e il braccio destro, e Federighi per la sicurezza. E Federighi per la sicurezza, mi pare giusto. Lo saluto Federighi, sì, che doveva venire questa sera ma non è venuto. Un problema, sì. Lo salutiamo. Allora, insomma, parliamo di questo bellissimo borgo quale è Cesi, sì. Sant'Erasmo. Io vorrei far presente che anche qui purtroppo è quel sistema degli investimenti che a volte sono fatti di corsa per prendere i soldi dei bandi e sono un pochino incompleti. A Sant'Erasmo il progetto PNRR comprendeva l'intervento fino alla piazzetta antistante il rifugio e la parte della strada che va invece verso la chiesa, non era prevista la sistemazione. Noi abbiamo ritenuto
che era veramente un'offesa alla città, non sistemare anche quel pezzettino di strada. Quindi siamo intervenuti con i nostri fondi di bilancio e stiamo facendo un intervento anche per sistemare fino alla chiesa di Sant'Andrea. Quindi ci sarà anche l'ultimazione, sì, di questo dovevano caso. Farlo in questi giorni, purtroppo la pioggia ha impossibilitato l'intervento. Domani mattina dovrebbero comunque intervenire e se non sarà possibile concludere il tutto, questa cosa avverrà comunque nei giorni immediatamente successivi, perché vorremmo rendere veramente il Sant'Erasmo, che è un fiore all'occhiello della nostra città, sia da un punto di vista naturalistico che storico, alla città in maniera decente. Insomma, ecco, questo era importante. Quindi qui parliamo di Cesi. L'intervento a Cesi, io vorrei fare una premessa, perché purtroppo sul web si vedono tante imprecisioni e tante... Social, di, no? Sì, social. La mancanza di conoscenza della normativa. Il 90% degli investimenti che fa il Comune sulle opere pubbliche provengono da bandi. I bandi sono provvedimenti che effettuano i vari enti finanziatori, sia esso la Regione, sia esso il PNRR, sia esso lo Stato, per altre situazioni di intervento, finalizzate a determinate attività. Cioè noi abbiamo ottenuto 20 milioni di euro per quel progetto del Borgo di Cesi, ma non li possiamo utilizzare per altri interventi sulla città. Lo sentivamo oggi, ma invece di spendere 20 milioni a Cesi pavimentiamo le strade della città. Non vincere quel progetto, oppure avendolo vinto, noi siamo vincolati a intervenire sul Borgo di Cesi, perché quel bando ci costringe a intervenire a Cesi. Ecco, questo, ma non siamo contenti di intervenire a Cesi, però non lo possiamo utilizzare per altre cose. Come se facciamo un bando per sistemare un campo di calcio e otteniamo il finanziamento, poi non possiamo utilizzare quei fondi per fare un altro intervento. Questi sono gli obblighi previsti, e quindi molte volte noi partecipiamo in base ai bandi che abbiamo a disposizione, e quest'anno destineremo tutte le nostre risorse del bilancio per pavimentare le strade. Quindi non abbiamo preso nessun mutuo in relazione ad altri interventi. Noi faremo tutto sicuramente i fondi che abbiamo a disposizione del nostro bilancio, quelli che non sono vincolati ai bandi, per le pavimentazioni. Quindi quanto prima provvederemo a questo tipo di intervento. Quindi all'asfaltatura di quelle più che sono i percorsi cittadini. Considerate che sarà facile verificarlo, abbiamo delle strade in una situazione pietosa. Quindi cercheremo di fare il possibile, ma non si possono pretendere i miracoli, questo sicuramente sì. E soprattutto diciamo ai cittadini che quando vedete asfaltare a Borgo Bovio, dice, ma anche a Borgo Rio, sì, lo sanno, penso che lo sappiano, però lo sappiamo, piano, abbiamo 5 anni, piano piano interverremo in base ai soldi che abbiamo a disposizione, le priorità delle strade e delle varie situazioni che verranno di volta in volta valutate. Certo. Quindi tornando quindi a Cesi, che è il momento più importante, lì abbiamo, devo dire che i nostri uffici hanno ben lavorato, abbiamo ottenuto un finanziamento che ce ne sono uno per ogni regione di questo tipo di intervento. C'erano all'inizio 39 progetti in Umbria per ottenere quel finanziamento, poi ridotti a 19 e poi ridotti a Cesi. Francamente io sono molto preoccupato per questo tipo di intervento, ma non tanto perché non abbiamo la professionalità per realizzarlo, ma perché sarà stravolto a breve il Comune di Cesi. La zona di Cesi, certo. Sono previsti 13 interventi di carattere importante, di lavori, sì, sistemiamo molte opere pubbliche all'interno del paese. C'è in zona dei percorsi, ci sono varie situazioni che vengono premiate con questo tipo di progetto. Abbiamo da una parte la parte di sistemazione del centro storico, con esempio, un'iniziativa molto bella che noi speriamo che vada in porto e costituisca un elemento poi di sviluppo anche per altri centri urbani, della nostra piccoli centri e piccoli borghi del nostro territorio, che è l'albergo diffuso. L'albergo diffuso, in questo caso abbiamo la fortuna che viene finanziato, costituisce nel destinare e ristrutturare una serie di abitazioni per poi destinarle ad albergo. Il Comune si è fatto carico di organizzare la reception, quindi la prima colazione e la parte di check-in e check-out verrà gestito centralmente, e poi tutti i vari proprietari faranno capo a questo tipo di organizzazione. Voi avete già parlato quindi con i vari proprietà, cioè già c'è un accordo? No, noi abbiamo fatto a livello di intervento, abbiamo preparato il check-in e il check-out, cioè la parte organizzativa. Poi abbiamo fatto il bando per finanziare degli interventi di ristrutturazione, bando con fondi a fondo perduto,
per poter intervenire sugli alloggi, sistemarli, gli immobili, poter destinarli, però devono essere poi destinati a questo tipo. Alla ricezione, ovviamente. Ultimamente abbiamo riaperto i bandi, perché di questi bandi ce ne sono ben 5, uno relativo appunto a questa destinazione all'albergo diffuso, uno per l'acquisto di prima casa, un altro per la ristrutturazione di immobili commerciali, sempre nella zona del, comunque del centro abitato storico di Cesi. Poi abbiamo per le start-up, nuove, nuove istituzioni, e per gli affitti agevolati. 5 bandi li abbiamo già fatti, poi li abbiamo, purtroppo non sono stati sfruttati tutti i soldi che ci sono a disposizione, quindi ne abbiamo pubblicati nuovamente. Quindi quello che volevo, tornando indietro, a fare un piccolo passo, il Comune di Cesi, il Comune, scusate, oggi, vabbè, la zona di Cesi sarà interessata da una serie di lavori. Tutti questi lavori dei privati che intervengono a ristrutturare i propri immobili e tutti i lavori pubblici. Quindi noi abbiamo attenzionato in modo particolare questo tipo di interventi, ci organizzeremo per creare in quella zona dei punti d'ascolto, perché sarà necessario avere la collaborazione fattiva e ricevere immediatamente le problematiche della cittadinanza per poter intervenire e rendere i disagi i minori possibili. Se ci sono disagi alterni per gli interventi numerosi che sono in essere, figuratevi un impatto massiccio di questo genere su un piccolo borgo come Cesi. Quindi saranno organizzate delle situazioni di carattere innovativo, ci saranno tutta una serie dei sport outdoor con percorsi di carattere per le biciclette, per le arrampicate, tutta una serie di interventi interessanti, saranno ampliati i parcheggi, sarà fatto un ascensore per arrivare al centro storico. E c'è anche l'idea, ma che speriamo di portare presto a compimento, delle macchinette elettriche per poter entrare nel paese lasciando fuori le macchine ed evitare poi quello che sono gli inquinamenti. Quando cominceranno i lavori? I lavori sono quasi tutti appaltati, stanno nella fase, sono stati quasi tutti affidati, qualcuno purtroppo è andato deserto. Noi paghiamo due cose rispetto a Cesi, la difficoltà di fare i lavori in quella zona, perché capite, e poi quello che sono i problemi invece di carattere nazionale, perché il problema del 110 ha portato molte imprese a investire di più nel privato, che rende molto più degli appalti pubblici e meno controlli. Negli appalti pubblici, bene o male, i controlli ci sono e sono sempre presenti i nostri tecnici, e quindi abbiamo difficoltà, abbiamo avuto per qualche lavoro di trovare la ditta che farà i lavori stessi. Però adesso a breve sarà tutto risolto e presto partiremo. Stima I lavori, penso che prima dell'estate cominceremo i lavori principali. Termine lavori? Sono obbligatori, è la fine del 2025, prima del 2026, perché il PNR si obbliga a questi interventi. Quello che tendo a precisare, ma questo vale per tutti i lavori del PNRR, cioè il PNRR non è un regalo, è un debito che noi abbiamo e faremo cadere sui nostri figli, che dovranno poi restituirlo nella maggior parte. Quindi i lavori, i soldi del PNRR ben vengano, ma siamo tenuti a spenderli bene e in maniera efficace. Se qualcosa non è possibile effettuarla, oppure si effettua male, noi abbiamo l'obbligo di non farlo e restituire quei soldi, perché non possiamo permetterci comunque di sprecarli. È vero, nessuno ci regala niente, noi invece vi regaliamo qualche minuto di pubblicità e poi torniamo qui, naturalmente, in piazza. A tra poco. Fagioletti, dal 1957, professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista. A Terni, in strada della Val di Serra 28. In un angolo d'Umbria inizia una storia d'amore eterna. Tra giardini incantati, la cucina locale diventa un'ode ai sensi. Un matrimonio, un'esperienza, un sogno. Scopri l'Umbria con gli occhi del cuore. Relais dei Principi.
Autoscuola Gatti. Rende tutto più semplice. Quando le finestre diventano quadri, tutto questo è luna in fissi. Ci trovi in via Alberto Guidi 8 a Terni. Per raggiungere i miei traguardi ho scelto Unicosano. L'università innovativa che offre opportunità progettate su misura per le mie esigenze. Unicosano mi permette di seguire i miei sogni e costruire il mio futuro. Ultimo blocco di Piazza Grande, andremo a toccare un argomento che appassiona tutta la città, gli sportivi, ma non solo. Parliamo ora di Stadio Clinica. Assessore, non potevo non fare questa domanda, perché credo che sarà, ormai insomma, crediamo tutti che quest'opera si faccia, la sogniamo da tanto tempo, sarà il più grande cantiere che vedrà Terni impegnata su questa grande area che verrà riqualificata. Sì, io spero di essere la persona idonea per parlare di questo progetto, perché devo essere sincero, io l'ho iniziato ad affrontare quando ancora Bandecchi lo conoscevo solo come presidente della Ternana. Quando uscì questo bellissimo progetto, per la mia capacità professionale, la mia curiosità professionale, ho approfondito questo progetto, perché era un progetto particolare. La legge Stadi era uscita da pochissimo tempo. Questo era il primo intervento in assoluto relativo alla legge Stadi che favoriva la costruzione da parte di privati e la ristrutturazione di stadi finalizzati con il sostegno di interventi fatti all'atere per poter finanziare le opere stesse. E quindi questa scelta, prima in Italia, bisogna dirlo, e collegarla poi al discorso della sanità, un'altra intuizione estremamente importante, mi aveva fortemente stimolato come curiosità professionale. E l'ho affrontato e mi sono reso conto di una questione. Allora, innanzitutto, abbiamo trovato da alcune forze politiche una forte opposizione rispetto alla clinica, considerando quasi la creazione di una clinica come la sottrazione di fondi alla sanità pubblica. Il sindaco Bandecchi ha sempre ribadito e sempre ha affermato in tutti i luoghi che la sanità pubblica è prioritaria per la nostra giunta. La clinica che stiamo facendo a Terni è una cosa diversa. Innanzitutto è una clinica convenzionata, quindi tutti i posti letto che ci sono di intervento sono tutti gratis per i cittadini, rientrano nell'attività generale della sanità pubblica, che quindi non va a incidere sulle tasche dei cittadini direttamente. Sono servizi che comunque la sanità è tenuta a prestare. A Perugia ne abbiamo ben 4, quindi se ne viene creata una a Terni, non credo che sconvolgiamo le spese della sanità in Umbria. Il problema è un altro. Che questa clinica, già io parlo solo della clinica, poi vediamo le connessioni con la clinica rispetto allo stadio. La clinica è una questione importante. Innanzitutto lì verrebbe creata una clinica di qualità, quindi avremo interventi di qualità che fino ad oggi magari per ottenerli siamo costretti ad andare fuori non solo a Perugia ma addirittura fuori dall'Umbria, regione. Esatto. Dall'altra parte avremo un incremento per la città di carattere economico occupazionale estremamente forte. Consideriamo tutti gli aspetti di carattere occupazionale legato magari con i medici un pochino meno, perché se vogliamo prendere i primari magari li prenderemo anche da fuori, ma tutto l'aspetto infermieristico, gli OSS, l'aspetto logistico, tutti questi, le mense, sì, la pulizia, tutto l'indotto sono elementi estremamente importanti sia dal punto di economico che occupazionale. Poi teniamo conto che l'aspetto più importante è che ci sarà anche il turismo sanitario, perché quando c'è un ricoverato, quando si vengono a fare le visite, ci si va a mangiare nel nostro territorio, si prendono gli alberghi, è un indotto generale. Si pernotta, esatto. Andiamo a vedere invece anche gli aspetti importanti dal punto di vista economico. Nella zona, le cliniche del Perugino, i proventi delle cliniche vanno in tasca agli imprenditori che gestiscono le cliniche. I proventi della nostra clinica andranno a finanziare un'opera pubblica, comportando un risparmio enorme per tutta la collettività.
Perché adesso invece, terminato questo aspetto importante, parliamo dello stadio. Lo stadio, esatto. Lo stadio purtroppo ai suoi anni. Nel 2026 scadrà il certificato di regolarità sismica e dovremo fare una serie di interventi per verificare lo stato della struttura. E abbiamo paura, perché se ci sono interventi da fare estremamente importanti, dovremo trovare una serie di risorse che vanno a incidere sulla collettività. In quell'altro modo, invece, con si quell'intervento verrebbero abbattuti la vecchia struttura, avremo una struttura nuova che alle casse comunali e alle casse della comunità non costerebbero nulla. Quindi è un elemento molto importante. Solo, e quindi avremo un finanziamento e avremo uno stadio nuovo, ma quello che terrei a porre in evidenza è che non è solo lo stadio nuovo, ma noi andremo ad urbanizzare e a sistemare l'intera area. Tra gli interventi è previsto ad esempio il sottopassaggio che eliminerà il passaggio a livello sulla ferrovia Terni-L'Aquila, che andrà a collegarsi con la zona del cimitero dove troveremo altre possibilità di parcheggi, e in modo particolare per la tifoseria ospite. Adesso quando ci sono le gare importanti blocchiamo mezza città, perché i tifosi ospiti vengono nel cuore dello stadio, e adesso le avremo invece in una zona periferica, creeremo meno problemi alla circolazione in una zona importante della città, e quindi estremamente utile. Io devo dire, quindi, sono estremamente favorevole a questo intervento, sia da un punto di vista economico per la città, sia per la realizzazione dello stadio stesso. Quello che mi preoccupa è che, come è successo in passato, noi abbiamo sbloccato la situazione. Quando i cittadini, con il coordinamento dei club della Ternana, centro coordinamento della Ternana Club, esatto, che sono stati fenomenali, anche Claudio Maggi, sì, ma è mio omonimo, ma non parente, no, io purtroppo avevo un cugino che purtroppo non c'è più, che aveva quel cognome, ma con Claudio presidente non siamo parenti. Quindi grazie a loro, alla loro iniziativa, a quella raccolta di firme in pieno periodo di Covid, con estremo coraggio e buona volontà, hanno sbloccato la situazione. Perché non dimentichiamo che una parte della Lega, specialmente quella a livello regionale, era contraria a questo stadio. La sinistra, per motivi ideologici legati alla sanità, presumo, perché poi altri elementi, ma che non sono veritieri, come ho specificato prima, era contraria a questo tipo di intervento. Adesso, grazie a quel tipo di raccolta di mobilitazione dei ternani, la situazione si è sbloccata e siamo andati avanti e siamo nella fase esecutiva. Ma io non mi illudo che queste forze si siano rassegnate a dare a Terni quello che la città merita e che la nostra Ternana merita. Io sono convinto che queste forze torneranno fuori e tenteranno di boicottare questa situazione. E dovremo far fronte anche al boicottaggio che potrebbe venire da chi vuole sfruttare lo sforzo fatto per avere la clinica a Terni, non per poi per trarre benefici da investire nello stadio, ma trarre benefici a livello personale. Quindi le spinte sono tante. Io invito tutti i tifosi e il centro coordinamento club in modo particolare di continuare a vigilare ed essere pronti a un'ulteriore mobilitazione se queste forze che stanno covando, non è anche tanto sotto la cenere, perché è facile vedere in qualche trasmissione già televisiva che gira i tentativi di voler boicottare questo intervento che per la nostra città e per la nostra squadra è estremamente importante. Bene, Mirko, so che volevi integrare riguardo all'argomento. Te hai fatto parte anche della vecchia amministrazione. Sì. Quindi conosci, ne sai più di noi. L'ho vissuta un pochino dal dentro la questione. Ma io già nel 2021, quando uscì Vandecchi come presidente della Ternana, che chiedeva, che si era fatta avanti per questa stadio clinica, veniva visto come un matto, perché comunque chiedeva qualcosa che la Lega ma tutto il centrodestra riteneva impossibile. Ma non tanto il centrodestra ternano, quanto, come ha detto Maggi, regionale. La Tesei, Coletto, non vedevano di buon occhio quello che poi si sarebbe venuto a creare a Terni, perché comunque c'è stata sempre questa disparità tra Terni e Perugia, che speriamo che, andando a governare l'Umbria con Riccardo Corridore, questa disparità termini rimanga soltanto, diciamo, a livello sportivo di squadre di calcio, ma
Quindi il resto è un equilibrio, no? Sì, sì, certamente. Le squadre di calcio, certo. È giusto che ci sia. È giusto. Una sana, no? Competizione. Ma un equilibrio a livello territoriale, Terni Perugia ce n'è veramente bisogno, ma ce n'è bisogno per noi, ma ce n'è bisogno anche per loro. Dunque speriamo che il corridore riesca a coronare questo sogno. Sento anche te su questo. Mi associo ai due miei colleghi di Alternativa Popolare, ovviamente, cioè questa sarebbe un'opera importantissima per la nostra città, è fondamentale. Credo che tutti i cittadini ternani lo siano consapevoli, ma io non mi limito ai ternani, anche agli umbri, perché soprattutto la clinica è fondamentale, cioè lo stadio è palese che è arrivato, ecco, ha bisogno, e tu da grande tifoso della Ternana, e da grande tifoso della Ternana come siamo, non vediamo l'ora di poter entrare a vedere la partita in uno stadio nuovo dove uno non si bagna, magari più confortevole, vede la partita più vicino. E poi vedere mai questi rendering che abbiamo fatti vedere anche noi, certo, ultimamente, cioè, vedere questo stadio è un sogno. È un sogno, ecco. Però ecco, la clinica è fondamentale, anche perché, cioè, darebbe vigore alla regione, non solo alla città di Terni, cioè, come diceva la prima Giovanni, cioè, turismo sanitario, ma soprattutto l'importanza e il prestigio, penso anche a eventuali congressi medici, voglio dire, cioè, sarebbe, acquisteremo di importanza, e poi ci avremo la possibilità di poter scegliere a quel punto. Già abbiamo un ospedale che, grazie alla giunta regionale De Sei Coletto, è stato ridotto ai minimi termini l'ospedale di Terni. Abbiamo necessità di rifare l'ospedale, chiaramente, cioè è un desiderio, però la clinica, ecco, è fondamentale. Beh, anche lì con l'ospedale, proprio questo nuovo progetto, anche lì speriamo che non sia solo campagna elettorale per la T6 e chi ha vicino. Vabbè, speriamo, allora sarebbe di sbrigarci e posare il primo mattone. Prima. Prego. Scusa, anche qualcuno poi sta ventilando che investire nella clinica sia togliere soldi dal pubblico. A me questa è una fandonia vera e propria, perché le scelte di investimento li fa la regione. E a Perugia ci sono 4 cliniche, non mi sembra che gli ospedali perugini abbiano investimenti ridotti, ne hanno tanti, tantissimi, certo, nonostante hanno ben 4 cliniche private. Quindi questo discorso che l'investimento nella clinica privata danneggia il pubblico è assolutamente non vero. Parliamo di 80 posti letto. 85 posti letto, perché sono, no, ma poi sono risorse diverse. L'intervento negli ospedali pubblici e l'intervento nelle cliniche convenzionali sono due diversi rami della sanità, ma non è che uno toglie risorse alle altre. Certo. Perugia è la prova lampante. 4 cliniche private, gli ospedali hanno investimenti milionari. E quindi non mi sembra che questa sia un argomento che porta avanti chi vuole boicottare questo tipo di intervento. Poi, ma non è basato su... Parliamo di una clinica con un alto profilo, con un livello tecnologico d'avanguardia, no? Si parla di questo. Poi vorrei arrivare a un ultimo elemento che comunque è importante, che ultimamente i tifosi ci stanno portando, ci stanno seguendo, ci stanno incalzando. Noi abbiamo un'altra questione importante. Quest'anno scade la convenzione per la gestione dello stadio, la gestione ordinaria che fa la Ternana. E entro il mese di maggio dobbiamo decidere e affidare la convenzione per gli altri 2 anni che sono, certo, in essere, perché altrimenti la Ternana non potrebbe iscriversi al campionato. Firmare la convenzione per l'effettuazione del progetto Stadio Clinica eviterebbe tutti i problemi, perché saremmo obbligati affidare la gestione nella fase intermedia tra la fissazione della convenzione e la realizzazione dello stadio. Quindi viene superato anche questo problema, anche questo rispetto stadio, alle normative vigenti. Quindi poi la legge sugli stadi consente l'affidamento diretto, evita di fare le gare, perché nel discorso dei project financing, normalmente dopo aver approvato il progetto del promotore bisognerebbe andare in gara. La legge sugli stadi esclude questo tipo di intervento, e quindi avremo la possibilità di andare rapidamente a firmare la convenzione, a fare il progetto esecutivo e poi eventualmente iniziare i lavori. Se forze oscure non si opporranno e creeranno problemi per privare Terni. Già abbiamo problemi rispetto al palasport, che qualcuno preferisce che sia chiuso piuttosto che utilizzarlo in maniera efficiente. E così speriamo che non sia per lo stadio, perché penso che a questo punto speriamo davvero di no. Come hanno fatto
due anni fa torneranno sugli scudi per difendere la propria città e la propria squadra. Io da cittadino penso di interpretare anche la voce degli altri cittadini, ci auguriamo che tutto invece quello che è progettato vada in porto, perché non può che essere un miglioramento della nostra città, per noi, per i nostri figli, insomma, per chi continuerà a vivere in questa città che poi si è messa male come tante altre città d'Italia, però con tanta volontà credo che si possa, no, migliorare e ricostruire. Bene, a voi auguro un buon lavoro, lavori pubblici, quindi lavorate continuamente. Io ringrazio i nostri ospiti, grazie ad Andrea Sterlini, grazie all'assessore Giovanni Maggi, grazie a Mirko Presciuttini, grazie a e grazie anche a Massimiliano Marchetti. Ecco, volevo dire una cosa, viva il lupo, e sarebbe bello fare una trasmissione interamente dedicata al Teatro Verdi, Piazza Grande, in modo da poter sviscerare e capire realmente che cosa è accaduto. Andremo proprio nei... E trovare una motivazione per variare poi il progetto e sicuramente fare un teatro sì, più funzionale. Colgo anche l'occasione tra il pubblico di salutare Giampaolo, che è... Giampaolo è espertissimo, ha a cuore il Teatro Verdi davvero in maniera esasperata, ma lo comprendo, è un pezzo di sé il Teatro Verdi, è vero. Bene, io ringrazio come di consueto la regia, ringrazio tutto lo staff di Piazza Grande, a voi che ci avete seguito da casa, e naturalmente vi do l'appuntamento a giovedì prossimo, grazie al pubblico qui in studio, e mi raccomando, vi è dato mancare Piazza Grande, a giovedì.